Italia sarebbero stati abbastanza per mettere magari online il misteriosissimo repertorio delle determinazioni dirigenziali del comune e dei municipi, che molti di voi non sanno neanche che cos'è, però è una cosa dove viene annotata ogni singola azione della pubblica amministrazione e dei dirigenti, che è una specie di, non so come dire, di santo graal delle prime note, che è inaccessibile a chiunque, anche penso ai consiglieri comunali, però che sarebbe utilissimo per capire che cosa fanno gli uffici, in quali tempi e a quali costi, e per farlo sapere anche ai cittadini, perché in questa fase è giusto che i cittadini lo sappiano. 100 giorni, insomma, sarebbero secondo me bastati anche per dare un imprinting nuovo proprio al rapporto dell'amministrazione con la pubblica opinione, costruendolo su relazioni dettagliate, un'onesta esposizione delle difficoltà, perché le difficoltà ci sarebbero state, mentre al momento attuale è evidente che ci sono le difficoltà, ma non c'è la spiegazione di queste difficoltà. Il commento anche giornalistico sulla politica romana è dominato dai retroscena, perché di fatto non esiste, non c'è una scena. Io non credo, ecco, tutto questo non è successo nei primi 100 giorni del Movimento 5 Stelle, non credo che succederà neanche nei prossimi 100 giorni o 100 mesi, perché a mio giudizio, e questo è un giudizio giornalistico, da giornalista che vi do, questa storia della trasparenza, che era un vecchio cavallo di battaglia dell'opposizione 5 Stelle quando erano all'opposizione, è totalmente retrocessa nelle retrovie. E il Movimento 5 Stelle, dopo aver esaltato il valore delle decisioni collettive prese in rete, prese collegialmente, adesso ha totalmente cambiato chiave di lettura della politica e al contrario rivendica il diritto del sindaco a decidere da solo e sposta la comunicazione lontano dai siti istituzionali, su pagine Facebook, su siti di privati cittadini, quasi che la politica romana fosse l'affare di singoli imprenditori della politica e non un dato istituzionale regolato anche da numerose norme e regolamenti, l'affare privato di singoli imprenditori della politica che rispondono ai loro amici, ai loro elettori, non all'intera cittadinanza e non a chi non è magari il loro amico su Facebook. Quindi adesso, per concludere, io credo che questo, diciamo, è una critica al 5 Stelle, ma penso che possa essere anche un impegno più generale di tutta la politica e anche delle opposizioni e quindi anche di voi, capire come ci si regolerà su questo tema. Se qua si vuole rendere pan per focaccia e quindi adottare il modello Peter Finch che dicevo prima e proseguire in questa lunga catena di ululati scandalistici che ha travolto letteralmente questa città negli ultimi anni, oppure se con un atto di responsabilità la politica romana, di maggioranza e di opposizione, capirà che giocare alla lotta nel fango non conviene a nessuno, perché diffonde tanto il già diffusissimo pregiudizio del sono tutti uguali, e poi proprio una disistima nei confronti dei meccanismi dell'informazione e della democrazia. Quindi, a mio giudizio, se c'è una speranza per Roma e per quello che è lo spazio pubblico romano, il dibattito che avviene nello spazio pubblico romano, è quello di riavvicinare i romani alla partecipazione politica, restituendo autorevolezza al dibattito e facendolo uscire fuori dalla propaganda, dal miracolismo, che è un altro grandissimo limite della politica attuale, dal promettere miracoli e dal populismo, che è il male oscuro di questa nostra stagione politica. Grazie a tutti.